L'Italia è un paese romantico. Anna, sei d'accordo? Sì, l'Italia è un paese romantico, ma certo, l'Italia è il paese dell'amore. C'è bellezza e romanticismo ovunque. Pensa a Venezia, per esempio. L'italiano è la lingua dell'amore. Tu cosa ne pensi? Sei d'accordo? Certamente, l'italiano è una lingua romantica e melodiosa. Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Oggi la nostra pratica di ascolto sarà romantica. Celebriamo San Valentino, la festa degli innamorati, raccontando la storia di un amore complicato. Come sempre, imparerai parole ed espressioni nuove per migliorare la tua capacità di ascolto e dovrai rispondere alle mie domande. Per imparare bisogna essere attivi. Per ottenere il massimo da questo esercizio, ascolta il video più volte, prima con i sottotitoli e poi senza. La seconda volta prova a ripetere immediatamente le mie parole, imitando la pronuncia e il ritmo. La terza volta ripeti le mie parole senza i sottotitoli. Forza! This video is all in Italian. If you are a beginner, don't go away. Turn on subtitles and listen carefully. Listening is always useful. Cominciamo! Prima di iniziare, ecco le domande cui dovrai rispondere. Dove si conoscono Lia e Marco? Quali sono le differenze tra i supermercati dei Rossi e quelli dei Verdi? I rossi e i verdi. Lia è una ragazza di 25 anni, bella e intelligente. Ha i capelli castani e gli occhi verdi, come il suo cognome, Verdi. Lia lavora come responsabile marketing nell'azienda di famiglia. Una catena di supermercati low cost, apprezzati per i prezzi bassi e le offerte convenienti. Una sera la ragazza va a una festa molto elegante, organizzata da un amico, e conosce Marco. Lia e Marco si innamorano a prima vista, ma scoprono presto di appartenere a due famiglie nemiche. Infatti, il cognome di Marco è Rossi. I Rossi sono ricchi imprenditori che possiedono una catena di supermercati di lusso, famosi per la qualità e la varietà dei loro prodotti. Inutile dirlo, fra i Verdi e i Rossi c'è una vera e propria guerra, fatta di pubblicità, sconti e strategie commerciali. Hai provato a ripetere le mie parole? Ci vuole un po' di pratica, prova e riprova. Se vuoi, puoi anche rallentare la velocità del video qui su YouTube. E adesso rispondi alle mie domande. Dove si conoscono Lia e Marco? Lia e Marco si conoscono a una festa. Quali sono le differenze tra i supermercati dei Rossi e quelli dei Verdi? I supermercati Rossi sono una catena di lusso, mentre i Verdi sono supermercati low cost a basso prezzo. Secondo te, quali problemi potrebbero nascere da questa storia d'amore? Fai un'ipotesi prima di ascoltare il resto della storia. Ti rifarò la domanda alla fine del video. Ora facciamo un piccolo esercizio insieme. Ti faccio vedere due frasi, una frase corretta e l'altra è sbagliata. Pronti? Via! Qual è la frase corretta? La A o la B? La
La risposta giusta è la A. Una sera Lia va a una festa molto elegante e conosce Marco. Un colpo di pistola. Anche Marco lavora nell'azienda di famiglia. È il responsabile delle risorse umane. I due innamorati decidono di nascondere il loro amore perché sanno che le famiglie sono nemiche, ma non è facile. Una sera Marco è in macchina con il cugino di Lia, Teo, che lo ha invitato a parlare di affari. In realtà, Teo vuole tendere una trappola a Marco e lo minaccia con una pistola per costringerlo a lasciare Lia. Marco reagisce e cerca di disarmare Teo, ma durante la colluttazione parte un colpo che uccide Teo. Marco viene arrestato e rinchiuso in un carcere lontano dalla città. E ora, vero o falso? Rispondi a voce alta, mi raccomando. Marco lavora come direttore finanziario nell'azienda dei suoi genitori. Vero o falso? Teo è il fratello di Lia. Vero o falso? Marco uccide volontariamente Teo. Vero o falso? Scrivi le risposte nei commenti. Forza, risponderò a tutti. Un piano ingegnoso. Lia, disperata, cerca una soluzione per far uscire Marco dal carcere. Trova su internet una ricetta per una pozione che la farà sembrare morta per 3 giorni. Lia fa recapitare un messaggio a Marco, spiegandogli il suo piano. Marco, ti prego, ascoltami. Mi fingerò morta, ma è solo un trucco. Dopo il funerale, vieni nella cappella di famiglia e portami via con te. Ti amo. Lia beve la pozione e cade a terra tramortita. Marco viene portato fuori dal carcere per andare al funerale della fidanzata. Al cimitero, con l'aiuto di un poliziotto romantico, riesce a scappare e a nascondersi nella cappella della famiglia Verdi. Ora le mie domande. Lia, dove trova la ricetta della pozione? Lia trova la ricetta della pozione su internet. Per quanto tempo Lia sembrerà morta? Lia sembrerà morta per 3 giorni. Come fa Marco a uscire dal carcere? Viene portato al funerale di Lia, ma al cimitero riesce a scappare grazie a un poliziotto romantico. La fuga. L'effetto della pozione finisce. Lia si sveglia e vede Marco. I due si abbracciano e si baciano, poi scappano insieme verso una nuova vita. Un amico, lo stesso che ha organizzato la cena dove si sono conosciuti, gli procura una moto che li porterà lontano da Firenze. I due innamorati dicono addio alla loro città e alla loro famiglia, sperando di poter tornare un giorno in pace. Non ti lascerò mai, Lia, siamo fatti l'uno per l'altra. Lo so, Marco, siamo più forti di tutto e di tutti. Intanto, nonostante la fuga dei figli, le due famiglie continuano la loro guerra. Ecco le domande finali. I due innamorati, come scappano da Firenze? Lia e Marco scappano da Firenze in moto.
Le famiglie Verdi e Rossi smettono di farsi la guerra? Assolutamente no. Le tue ipotesi sui possibili problemi di questa storia d'amore erano corrette? Scrivi nei commenti e parla con me. Puoi commentare anche le risposte di altre persone. Può essere interessante scambiarsi le opinioni in italiano. Non è finita qui! Ecco un altro esercizio facile. Scegli la frase giusta. La frase giusta è la A. Si abbracciano e si baciano. Qui i due verbi sono riflessivi. Ti è piaciuta questa storia romantica? Ovviamente non è mia. Io ho solo modificato la storia originale, scritta centinaia di anni fa, per il teatro. Come si intitola questa storia? Un piccolo aiuto. La storia originale è ambientata nella città dell'amore, Verona, e finisce tragicamente. Facile, vero? Trovi altre notizie interessanti ed esercizi per il tuo italiano su Patreon. Vai a vedere. Siamo arrivati alla fine. Ti è piaciuta questa attività? Hai seguito la storia? Hai fatto gli esercizi? Hai provato a ripetere le mie parole? All'inizio è difficile, ma con il tempo è molto efficace. Ascolta il video più volte, ripeti ancora e ancora e vedrai i risultati. Se sei un patron, vai a scaricare il tuo PDF speciale per il video di oggi. Se non sei un patron, iscriviti! Ti aspetto la settimana prossima. Ciao!